Buonasera e ben ritrovati. L'appuntamento con il Salotto del Calcio torna come ogni lunedì perché gli argomenti sono tantissimi nonostante la sosta per il Mondiale. Una settimana in cui ovviamente l'evento principale è proprio appunto questo Mondiale in Qatar, che tanto ha fatto discutere finora e che continua a far discutere per i tanti temi che sta trattando giorno dopo giorno. Tra l'altro le partite sono in corso anche in questo momento, visto la differenza di partite, orario tra noi e il Qatar. Partite. Già ci sono polemiche per partite, come se l'Italia avesse disputato una bella partita. Parleremo sicuramente anche di nazionale, anche se io non mi vorrei soffermare più di tanto su questo aspetto, visto e considerato la prestazione degli azzurri. No, c'è solo... Ma qualcuno, non so, due, tre, qualcuno. C'è un rientro importante. C'è un rientro importante, ma non sufficiente. Non sufficiente, però è un rientro molto importante. Beh, comunque sicuramente gli argomenti non mancano, perché ovviamente anche il mercato di gennaio, che sembra ancora lontano ma già comincia a far parlare di sé, perché l'interesse delle squadre verso i giocatori ovviamente anche nel corso del Mondiale si cercherà di trovare qualche talento, qualcuno da poter comprare per rinfoltire la rosa. Penso anche alla Fiorentina, che insomma ha bisogno sicuramente di qualche acquisto importante, quindi le squadre si stanno tutte muovendo, anche se forse le notizie che giungono non sono tutte veritiere. Ne parleremo con i nostri opinionisti in studio, e visto che abbiamo anche un ospite speciale stasera, tratteremo anche gli argomenti preparazione e infortuni in modo un po' più approfondito. Allora andiamo subito con le presentazioni, perché come sempre qui al mio fianco c'è il nostro giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti, benvenuti. Poi, come dicevo, abbiamo un ospite speciale questa sera, un laureato in scienze motorie, preparatore atletico e personal trainer, docente formatore di enti di promozione riconosciuti CONI, Francesco Filippelli. Buonasera Francesco, siamo felici di averti qui perché abbiamo tante domande per te, anche proprio in merito alla Fiorentina. Poi al tuo fianco vedo schierato David Fabbri, giornalista di fiorentinanews.com. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera David, ben ritrovato. E poi come sempre il nostro Paolo Loralamia. Buonasera a tutti. E al suo fianco mister Daniele Innocenti. Buonasera, salve. Bene, come sempre tratteremo anche l'argomento sondaggi perché, e opinioni del pubblico, perché qui con me c'è anche Laura Pugelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo anche di sondaggi, parliamo di Fiorentina perché Gio Barone ha fatto delle dichiarazioni, quindi diteci la vostra al numero 335-848-7509, appunto sulle dichiarazioni di Gio Barone, che dice che per aumentare gli introiti bisognerebbe entrare in Champions League o in Europa League. Quindi secondo voi sta cambiando il vento in società? Che ne pensate? Ovviamente vi potete esprimere sulla pagina Instagram di TVL, dove il sondaggio è già attivo, anzi credo ci siano già delle percentuali che poi vi riveleremo nel corso della puntata. E poi Laura, vogliamo anche ringraziare Beverly Hills 5100 per gli abiti. Ci dà sempre degli sera. Abiti fantastici, sì. che fanno colpo. Molto d'effetto. Sì, fanno questi brillantini, queste luccichio. Siamo luminose. Sì, siamo luminose. Molto stasera, luminose. Sì. Colori un po' dorati, un sì, po' bronzati, sì, però da festa. Sì. Quindi grazie a Diana Nannini che sceglie come sempre i nostri outfit, e iniziamo subito con l'argomento appunto che in questi giorni tiene più banco, ovvero l'inizio del Mondiale. Un Mondiale molto discusso, ci sono state già alcune manifestazioni per i tanti temi insomma che riguardano questo paese, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani, che in questo paese non sono propriamente rispettati. Quindi Marco, un Mondiale anomalo. In questo momento si sta giocando la partita tra Stati Uniti e Galles, gli Stati Uniti stanno guidando per 1-0, le partite di oggi non ci sono state delle sorprese perché hanno vinto le squadre che sarebbe ci aspettavamo. Sarebbe stato il colmo di queste state le sorprese a livello calcistico. Guarda, vedo che è tornato UEA. Magari potendo rimettere in campo il numero UEA. No, ha detto bene te, è un campionato del mondo anomalo, io non sento niente entusiasmo, a parte non c'è l'Italia, è una cosa gravissima perché sono già due volte, sono 8 anni e siamo mancanti da questa situazione, e da 8 anni la nostra federazione
non riesce, ci sono sempre i soliti, no? Però non riesce mai a, a fare un qualcosa di buono per il nostro calcio, e se non cominciamo a cambiare qualcosa veramente siamo messi male, sia di talenti. Vedi, andiamo a cercare, riprendiamo Grifo dalla Germania, Gnonto, e non so che cosa ci faccia lì, Vini, nella nostra nazionale, non so, ora che ce ne sono tantissimi, meglio di Gnonto. Ora tantissimi, no, non ci allarghiamo. Ci sono, no, per arrivare a quel livello, giocare nella seconda squadra nell'Inghilterra, insomma, non mi sembra siano cose più appoggi di procuratori che di meritocrazia che uno deve fare. Ma a parte questo, è un mondiale che non mi sta piacendo, non trovo l'entusiasmo. Tanto non ho visto nemmeno la partita iniziale, perché insomma con l'Ecuador, con Qatar, insomma siamo a livelli. Oggi ho visto un non po' aveva di, un grande appeal, di Inghilterra, ma non sono riuscito a vederla tutta, perché no, non c'è. Un po' meglio l'Olanda, che ha battuto il Senegal per 2-0, però insomma ecco, qui vediamo ancora la grafica, ancora devono entrare in campo le formazioni quelle migliori, insomma vediamo di arrivare a vedere degli scontri un po' più decenti per il campionato mondiale. Poi ho detto bene te, c'è questa situazione sia a Qatar che in Iran, che non fa bene al calcio, però c'è il business dietro e bisogna cercare di, perché come si sanziona qualcuno deve sanzionare anche l'altro, e in Iran non è che stanno facendo qualcosa di buono, specialmente per le persone, le donne stesse che cercano di ribellarsi. Abbiamo visto anche la nazionale che non ha cantato l'inno, non so che cosa succederà quando poi torneranno, però insomma c'è un qualcosa che non sta andando bene nel 2022, quasi 2023, non si possono permettere queste situazioni. Si spera che possa cambiare qualcosa, e già da questo, e poi anche per quello che è successo negli stadi del Qatar, dei lavoratori presi, di quello che abbiamo visto davanti alle nostre, ai nostri occhi, le televisioni, i programmi fatti apposta. Però quando c'è di mezzo il soldo, diventa tutto più liscio, allora sì, si lascia perdere. Però ma poi non è solo quello, anche il mondiale fatto in questo periodo che non mi piace. Non puoi fermare un mese e mezzo i campionati, tutti i campionati del mondo per fare un mondiale apposito lì dentro. Una sosta quasi più lunga non è, di quella estiva. Accidente, insomma, il mondiale è sempre importante. Stato da luglio, giugno-luglio, e ora si va a fare in un periodo dove si fermano campionati, tutto, no? Pensa che poi al rientro, se c'è qualche infortunato, chi aveva la testa prima ha smesso prima, già con la testa di entrare in campo, e poi dopo quando rientrerà dopo ci sarà un po' un affaticamento di tutto. Questo è un campionato un po' per tutti, non solo per l'Italia, un po' falsati secondo me, poi quando arriviamo in fondo. È dura anche da arrivare in fondo, perché insomma qui è tutto un continuo giocare in continuazione fra coppe, nation inventate e poi la mondiale. C'è un accumulo di tanta roba. Ecco, tra l'altro c'era la necessità di fare queste amichevoli per l'Italia, che tra l'altro insomma danno dei risultati abbastanza deludenti, per non dire di peggio. Non avevano nemmeno voglia. Forse, ecco. Nel senso, la seconda partita è stata veramente clamorosa. La prima, sai, un po' meglio, abbiamo visto qualcosa. Poi c'è stato questo rientro importante, lo di Chiesa, che era tanti mesi, era fermo, però abbiamo visto che un Chiesa a questa nazionale ci vuole in tutte le maniere. Beh, forse ne servirebbe due, tre. Ci vorrebbe anche due, ce ne sarebbe ancora altro sulla fascia dalla parte di là, però insomma facciamocelo arrivare. Piano piano. Sì, piano. Tanto, piano. Stasera parleremo anche di lui, perché certo, ci sono certo delle voci un po' particolari. Chi ha buone orecchie, a buon intenditore, poche parole, insomma, sì, hanno già capito di chi stiamo parlando. Per quanto riguarda sempre l'aspetto dei mondiali, ovviamente queste prime partite ci rivelano ben poco, però Francesco, hai già visto qualche nazionale che ti convince, qualche nazionale che pensi abbia degli elementi migliori delle altre? Beh, qualcosa sono riuscito a vedere, anche perché ora i mondiali vengono giocati a degli orari un po' improbabili, quindi ho visto, diciamo, il giusto. Nazionali un pochino più forti penso siano sempre le solite, dall'Argentina, dall'Inghilterra, Argentina che ancora non ha giocato, Inghilterra. Ho visto un pezzettino dell'Olanda, ma non è che mi abbia impressionato più di tanto. Comunque penso che alla fine saranno sempre le stesse squadre a giocarsela. Quindi nessuna sorpresa? Nessuna sorpresa, almeno per il momento. Ora vediamo un pochino quello che verrà dopo, però insomma sempre. Diciamo subito che la scorsa settimana abbiamo un po' lanciato il toto nazionale per quanto riguarda proprio i mondiali, per scoprire
chi secondo gli opinionisti di studio può essere la nazionale vincente di questo mondiale. Ovviamente Francesco ci ha detto quelle che sono le nazionali più quotate e anche gli altri si erano espressi in tal senso. Davide, anche tu non eri presente, quindi lo chiedo anche a te. Ma io più quotate vedo l'Inghilterra, sinceramente è una bella squadra, deve solo fare un po' più attenzione in fase difensiva. L'abbiamo visto oggi nella partita d'esordio contro l'Iran. Io vedo bene anche la Germania, comunque ha un nuovo ciclo, ha giocatori importanti. Si allinea a Marco. Sì, io sinceramente la Germania, se devo segnare una squadra che comunque ha fatto una rivoluzione in un certo senso, sicuramente la Germania. La Francia, vabbè, non c'è Benzema, ma comunque ha dei pezzi da 90 e è sicuramente competitiva. L'Argentina, bisogna vedere come regge l'impatto, insomma. Ho visto Messi, non è al meglio, insomma, tanti giocatori sappiamo bene non sono potuti andare, comunque i titolari ci sono. Brasile è un po', non lo so, tanti giocatori giocano soltanto in Brasile, quindi anche lì tra cui Pedro, ex, che fa gol in Brasile, quindi bisogna vedere un po' in un campo così internazionale cosa succede. E l'Olanda non mi entusiasma nemmeno a me, sono sincero. Il Belgio la considero una bella squadra, quindi anche se gli manca chiaramente dei pezzi a 90 per infortuni vari, può dire la sua. Io sono per Francia o per Germania, sinceramente. Sì. Il Brasile, tra l'altro, anche il neo presidente Lula si è espresso dicendo: manca l'Italia, Messi e Ronaldo non sono in forma, quindi potrebbe essere l'anno buono per noi. Paolo. Sì, assolutamente, io l'ho detto la scorsa settimana e lo ribadisco, per me il Brasile parte con i favori del pronostico, ha veramente una quantità di soluzioni infinita, soprattutto in attacco, ha convocato addirittura 9 attaccanti e ha veramente un bel mix, perché c'è Neymar che ha atteso finalmente dal mondiale da protagonista, c'è Vinicius che l'anno scorso è stato importante per la Champions League vinta dal Real Madrid e che si sta confermando, a centrocampo c'è Casemiro che per anni è stato un po' il basamento del Real Madrid e accanto c'è un giocatore importante come Fabinho, poi altri, Richarlison, Gabriel Jesus sta facendo bene con l'Arsenal, così come Martinelli. In difesa ci sono mostri sacri che sanno come si vince, come Thiago Silva e Dani Alves, Alisson in porta. Cioè, io veramente di squadre superiori al Brasile non ne vedo. È certo che poi bisogna andare sul campo e mostrare appunto sul rettangolo verde le proprie possibilità, e in molte occasioni il Brasile partiva con i favori del pronostico e poi non ha vinto. Mi viene in mente gli ultimi due mondiali vinti dall'Italia, in cui insomma si parlava più del Brasile ai nastri di partenza e degli azzurri, e vedremo se quest'anno i verde oro chiuderanno un'assenza dalla vittoria della Coppa del Mondo che manca addirittura dal 2002. Daniele, tra le formazioni che sono scese in campo ieri e oggi non ci sono le più blasonate, le favorite, ci dice poco anche la vittoria dell'Inghilterra, sebbene sia un 6-2, quindi importante, però appunto contro un Iran sicuramente non era irresistibile. Hai visto qualcosa di interessante però? Ha detto sì, squadre mediocri secondo me, persino l'Olanda oggi, ho visto Senegal, secondo me arriveranno non lontani. L'Inghilterra è una buona squadra, si sapeva, è chiaro. Ha detto bene Paolo, ha da un attimino da registrarsi un attimino su alcuni reparti, però ha dei giocatori veramente individualmente buoni. Poi ti ripeto, noi abbiamo vinto un europeo anche a fortuna, quindi quando inizieranno le partite a eliminatorie sarà lì, sarà anche questione di fortuna, non solo di squadre, perché poi si equivalerà il risultato e tutte le squadre diventeranno più o meno, se la giocheranno, quindi anche la squadra peggiore in una partita unica può dire la sua, e quindi secondo me è difficile. Teoricamente ci sono le 5 o 6 squadre, però ti ripeto, noi abbiamo vinto un europeo che con la Spagna abbiamo avuto fortuna, dovevamo perdere 3-1 e abbiamo vinto a rigore, abbiamo vinto con l'Austria, dovevamo perdere e abbiamo vinto. Quindi diciamo che ci sono delle situazioni dove ci devono venire a favore, è chiaro, in un campionato del mondo. Ti ripeto, le 6 o 7 squadre comunque sono le solite: Brasile, Argentina, Portogallo, Spagna, Germania, Francia. Secondo me no, perché la Francia secondo me ha perso troppi pezzi importanti. Secondo me è diventata una squadra di livello inferiore, perché ancora con Benzema sinceramente, sì, non solo lui, Pogba,
tant'è, insomma, sono tre giocatori che a livello europeo hanno fatto veramente bene. Certo. Quindi non la vedo una delle favorite la Francia. Bene, linea alla pubblicità per qualche minuto e poi torniamo ancora per parlare di nazionale, di mercato e molto altro. Restate con noi. Bene, allora riprendiamo la nostra diretta e visto che eravamo in tema mondiali andiamo ad approfondire anche quelle che possono essere le ripercussioni appunto di un mondiale disputato in questo periodo dell'anno per i vari campionati. Sicuramente molte potrebbero essere quelle per quanto riguarda l'Italia, però mi viene da pensare che forse le squadre che ne risentiranno di più sono quelle che hanno più giocatori coinvolti in questo mondiale. La Fiorentina in realtà ha solo 4/5, erano 5, sono diventate 4, sì, giocatori che disputeranno le partite del mondiale, quindi non dovrebbe risentire di grandi affaticamenti o acciacchi fisici, Marco? No, non dovremmo risentire molto di questa situazione, anche perché mi aspetto un 2023 molto diverso da parte della squadra viola, perché intanto le parole che abbiamo sentito di Bonaventura non quante, 3 settimane fa se non mi ricordo male, sono state avvertite e messe in atto dal buon italiano, qualcosa c'era che non quadrava. Infatti abbiamo visto anche un cambiamento un po' tattico, c'è stato il trequartista più avanzato, tiriamo più in porta, c'è quel qualcosa in più che abbiamo visto, abbiamo proprio notato in campo, la Fiorentina è un po' cambiata, anche questi inserimenti da trequartista alla Torreira di Bonaventura, insomma, è andato anche a segnare, Barak ha fatto gol anche lui, infatti molto tempo fa lo dicevamo, il Barak non era il suo ruolo quello visto fino ad ora. E bisogna continuare e spero che poi ci sia anche un cambiamento anche a livello di mercato, perché lo dicevamo poco fa che un difensore e un attaccante va trovato, l'attaccante è il problema nostro e poi ci saranno anche rientri, e poi il prossimo anno rientrerà sia Sottile, rientrerà Castrovilli, la squadra non sarebbe male, però vanno trovati questi due elementi, perché il gol ci manca perché no, non arriva, non si può fare 5 gol in 2 attaccanti in quasi un girone intero di andata del campionato italiano. E la preparazione spero che sia stata fatta in modo adeguato per ripartire, perché 1,5 mesi è lungo, non è poco, è molto lungo, e noi non avendo tantissimi nazionali dovremo anche sfruttare questa cosa, perché quelli veramente dei squadroni ce ne hanno tanti, e insomma arriveranno stanchi, sicuramente hanno bisogno di riposo e di ripresa, che al Cistia non è facile riprenderla subito, riprendere un ritmo da campionato per poter arrivare alle prime posizioni. Però noi un cambiamento almeno l'abbiamo visto. Ecco, infatti quello potrebbe essere un problema, nel senso avevamo trovato giusto un po' di ritmo e adesso ci troviamo di nuovo fermi. Hai citato appunto la preparazione della Fiorentina, che è stata tirata in ballo in numerose trasmissioni da tanti esperti, visto che noi abbiamo qui il nostro Francesco, che è un esperto proprio anche di preparazione atletica per quanto riguarda il mondo dello sport in generale, ma anche in particolare del calcio. Ecco, la preparazione della Fiorentina può essere questa una motivazione per i risultati fino a questo momento oppure no? Perché con una sosta così lunga forse c'era tutto il tempo di farne anche 2 separate di preparazione forse. Ma guarda, allora di questa cosa qui ne abbiamo parlato anche con Marco. Sinceramente io già quando vedevo le partite della Fiorentina prima non ho mai visto un difetto atletico per quanto mi riguarda, anzi se si guarda i pochi dati disponibili che abbiamo per quanto concerne le partite della Fiorentina, la Fiorentina è una delle squadre con maggior possesso palla, seconda solo al Napoli, prima della partita fino alla partita con l'Inter era la squadra che aveva il maggior possesso palla, quindi vuol dire che non si parla di una squadra di palleggiatori come poteva essere la Fiorentina di Montella o la prima Fiorentina di Paolo Sosa, quindi vuol dire che già a livello atletico stanno bene. Il problema magari verrà dopo, perché poi con un mondiale, con una sosta così forzata, riprendere il ritmo, ma comunque, ecco, rispondendo alla tua domanda, io non ho mai visto delle problematiche a livello preparatorio, secondo il mio punto di vista. Poi è chiaro, quest'anno il mondiale non è ancora finito il girone di andata, quindi alla fine
è una cosa abbastanza anomala. Sarà da vedere dopo come si comporterà la Fiorentina, ma tutte anche le altre squadre, perché è una cosa nuova, quindi bisogna vedere chi ripartirà, come ha finito, insomma. Sarà una cosa nuova e vedremo un pochino, però per quanto riguarda la Fiorentina io sono fiducioso, perché insomma non vedo grosse problematiche. Quindi problemi di altro tipo devono essere presenti all'interno, sì, forse dello spogliatoio, per giustificare un rendimento comunque così scarso. Potrebbero essere, ora, più che non lo so, lo spogliatoio non lo so, potrebbe essere stato un problema psicologico, perché comunque si vedeva la Fiorentina teneva palla, poi era un possesso di palla abbastanza sterile, possiamo dire, no? Si arrivava in fondo e non c'era la finalizzazione, quindi potrebbe essere un problema tecnico, un problema psicologico come ho detto prima, ma a livello atletico mi sembra che comunque, sai come si dice, quando una squadra tiene tanto il pallone vuol dire che ci arriva prima, quindi tecnicamente non è così eccelsa come palleggiatori, quindi atleticamente io ho visto delle belle cose. Ecco, sempre restando sull'argomento collegato con la preparazione, in questo periodo si vedono tanti giocatori che insomma si sono un po' risparmiati, fra virgolette, per il mondiale. Anche lo stesso Batistuta, parlando di Nico Gonzalez, dice vabbè, non dobbiamo criticarlo perché comunque il mondiale è il sogno di una vita, capisco che un giocatore voglia preservarsi per arrivare in forma al mondiale. E io posso anche essere d'accordo. Il problema nasce quando un giocatore come Nico Gonzalez, che ha giocato pochissimi minuti, arriva al mondiale, al primo, o meglio, ancora prima partita per il mondiale, al primo allenamento si infortuna. Ora, sappiamo che è un giocatore piuttosto debole sotto questo punto di vista, ma non è il solo. Come mai tanti infortuni, ora che comunque le rose sono anche così lunghe, c'è più cambi? Ma io credo che, allora, per quanto riguarda Nico Gonzalez, come già hai detto te, è un giocatore che è molto predisposto a questo genere di cose, no? Quindi infortuni già da tempo ne aveva prima di arrivare a Firenze, eccetera. Non conosco molto bene il percorso suo, nel senso che la lesione che aveva mi sembra sul bicipite femorale, che comunque si sta parlando di una lesione che è abbastanza importante. Non sapendo bene quanto poteva essere grave questa lesione, sono tipi di infortuni che hanno delle recidive, quindi mi viene da pensare che sì, ok, lui si può essere anche un pochino risparmiato, diciamo, però questi tipi di lesioni qui presentano il conto sempre a lungo andare, quindi non lo so, credo che comunque si parla di giocatori che avevano già una situazione importante. Mi viene da pensare anche a Pogba, insomma, sì, non ha mai fatto l'esordio e secondo te questa lesione ora quanto tempo comporterebbe? Questo non lo so, perché bisognerebbe vedere il grado, l'entità, e tante cose, come reagisce poi il muscolo stesso. Qualcosa di settimane di sicuro. Dipende da tanti fattori, dipende anche come recupera il giocatore, perché quando si parla di lesione come di allenamento è molto sull'individualità della persona, del giocatore. Quindi uno potrebbe recuperare in X tempo, l'altro invece ci potrebbe volere un po' di più. Il rientro dopo il mondiale dovrebbe essere pronto, nel senso da qui dovrebbe, al mondiale, perché dovrebbe, ci manca come il pane uno come lui, sì, che è uno dei migliori a livello tecnico, a livello di inserimenti, a livello anche di gol, perché gol lo ha sempre fatto, però è che non ha un minutaggio, è una cosa impressionante. Dovrebbe, potrebbe essere pronto, ma non lo sappiamo. È un'incognita quando si parla di questo. Ho visto molto arrabbiato, quando è arrivato all'aeroporto, sì, penso alla mia famiglia. Sì. Prima pensavo a Torreira, poi penso alla famiglia. Beh, però io mi metto anche nei panni di un giocatore che comunque si è preparato, magari si è risparmiato, ha cercato di arrivare al meglio a questo momento, e poi la delusione di non partire neanche per un mondiale. Insomma, il mondiale si rischia di andarci una volta nella vita. Ha dato la colpa alla Fiorentina, all'Argentina, perché ha detto che aveva già una lesione. Non ha giocato mai, quindi appunto, la Fiorentina ha poche colpe. C'è anche un altro rischio poi. Sì. Che ci vada sopra e faccia peggio che meglio, e torna, magari ci vuole altri 2 mesi per recuperare, perché sai, quando uno fa un mondiale magari forza un attimino la mano, come sai benissimo, poi ci fai peggio e recupererai quando torni, quindi quello va a scapito della Fiorentina, speriamo di no, ma può darsi. Però ecco, a questo punto mi sorge un po' strano, cioè mi torna un po' strano l'affermazione che sono state fatte
prima della notizia dell'infortunio di Nico Gonzalez, perché sono state rilasciate frasi un po' con questo dubbio che potesse essere proprio lui il soggetto coinvolto, ovvero ci sono dei giocatori che sono presenti fisicamente ma psicologicamente stanno pensando ad altro. Però dico, se effettivamente c'era un problema e poi si è concretizzato in questo modo, che senso aveva rilasciare queste dichiarazioni che non fanno bene, David? Beh, diciamo sì, non sono state delle dichiarazioni, come si può dire, illuminanti dal punto di vista di far chiarezza sulla questione, anzi infittiscono un po' quelle che sono delle dinamiche, ancora cerchiamo di capire. Però effettivamente Gonzalez si era allenato in gruppo prima della partita col Milan e tutto lasciava presagire che almeno per l'ultima ci potesse essere. Poi, vuoi perché comunque il mondiale è alle porte, vuoi perché lui non era in condizioni così ottimali, certo che avere un giocatore così forte e non averlo mai a disposizione può creare un po' di impressioni di questo tipo. Quindi secondo me la dichiarazione, quella soprattutto dell'italiano, che ha detto un giocatore che ha la testa altrove come se fosse infortunato, ha reso un po' anche proprio la condizione vera, perché lui effettivamente è vero, era un po' recuperato, non era al 100%, voleva preservarsi al mondiale e quindi è come se non ci fosse, sia mentalmente perché la testa era lì e anche perché effettivamente non era recuperato appieno, nonostante comunque si fosse allenato, cioè nelle storie, nei vari post della Fiorentina si vedeva che lui era in gruppo negli ultimi giorni, quindi ci stava che potesse poi essere. Poi io sono anche dell'idea che tutto è guidato dai risultati, nel senso che se la Fiorentina vince, che italiano avesse detto in quel modo e in un altro modo, sicuramente sarebbe stato accettato. Siccome c'è stata la sconfitta con il Milan e altre sconfitte, inevitabilmente anche le dichiarazioni. Sì, però quella di direttore generale è stata fatta prima della partita, perché poi gli hanno chiesto: ma cosa succede per Gonzalez? E lui ha detto: sì, però Davide, quindi fai delle dichiarazioni come hai fatto, no? E in questo momento sei stato smentito. Perché lui si è infortunato. Sì, sì. Quindi molto probabilmente non stava bene davvero. Come può darsi di no? Però hai fatto le dichiarazioni che secondo me siamo andate un po' fuori. Magari anche adesso sei stato smentito perché non sta giocando neanche il mondiale. Però bisogna capire, perché magari lui ha affrettato anche i tempi pur di andare in nazionale, poteva pigliarla ancora forse con più calma, dato Però Davide, quando fai queste dichiarazioni rompi un po' il giocattolo, ok? Perché affermi che lui non vuole giocare e quindi meno male è un capo. Rompi il rapporto con il giocatore, con l'entourage come del giocatore. Come puoi avere ragione, però in questo momento sei stato smentito e questo può andare a favore del giocatore. È anche vero che appunto era stato sottoposto a tanti accertamenti e non era stato mai rilevato niente. E anche questo, insomma, a me da profana mi sembra strano. Però io la vedo dalla parte, in questo caso, della società, perché comunque è un patrimonio della Fiorentina, Gonzalez. Loro sanno bene che cosa può dare Gonzalez quando è in condizione e quando non lo è. Quindi sono parole magari forti, sono dichiarazioni che hanno dato scalpore, però l'intenzione era chiara, che se lui voleva avere un minimo di... Nel frattempo pareggio del Galles, Bale sul calcio di rigore. Rigore netto, rigore netto. Molto, molto, esatto. Tra l'altro in questi mondiali c'è anche il fuorigioco quello tecnologico. Sì, semiautomatico, si è già visto in Champions nelle ultime partite. Nella partita tra Ecuador e... Volevo ritornare al discorso di prima. Dobbiamo guardarla anche sotto un lato umano, nel senso che giustamente questo fa un mondiale, ha ragione Battistuta, e chi rinuncerebbe a un mondiale? Nessuno. Quindi è chiaro che anche una società è giusto che te la vuoi far giocare col Milan, però come dice bene il mister, devono giocare chi sta bene. Esatto. Secondo me, se non fai polemica e non lo fai giocare, non succede niente. Quindi, per quanto mi riguarda, potevano lasciarlo andare. Però manca da diverse settimane, nel senso, non gioca mai. Però purtroppo l'80% del minutaggio non l'ha fatto. Era stato fortunato magari davvero. Cioè, non è che, se no mi sembra strano che uno come Gonzalez sta fermo un mese. Anche perché va a scapito suo per il mondiale. Sicuramente. Perché meno giochi e meno sei in forma. Meno ti metti in mostra. Quindi, secondo me, non è una cosa che va a vantaggio del giocatore. No. Quindi bisogna dargli credibilità. Io, per quanto mi riguarda, poi io provo a interpretare quello che hanno detto loro. Secondo me è come se lui avesse forzato apposta per andare al mondiale puntando soltanto a quello, senza
fare quei tempi che sono comunque da rispettare per una fase di realizzazione per tornare a giocare in campionato. Io l'ho vista come una comunque c'è da dire che chi ha forzato per andare al mondiale diciamo non ha avuto dei grandi risultati, anche Pogba non si è operato subito perché sperava di rientrare e poi ha fatto meglio che comunque peggio. È capibile queste problematiche, poi la ricaduta peggio che mai, se sempre, quasi sicura. Perché ora va recuperato, ragazzi, perché le dichiarazioni, come abbiamo sentito noi, le ha sentite anche lui, che questo ragazzo va recuperato per fare un finale, ma c'è stata delle voci che no, allora a gennaio poi andrà via, di quello che potrebbe succedere a gennaio ne parliamo subito dopo la pubblicità, anche perché poi vi ricordiamo il sondaggio, andiamo a leggere i vostri messaggi, quindi continuate a scriverci, ci vediamo tra pochi minuti. Bene, allora riprendiamo il nostro dibattito, prima però andiamo ad aggiornare anche il risultato tra Stati Uniti e Galles. 1-1 ha pareggiato il Galles con un rigore netto di Bale, tirato bene. Anche bello. Quindi, partita non particolarmente interessante, però sì, esatto. Qualcosa in più forse. C'è da dire che Bale è un giocatore molto particolare, perché a livello di club ha praticamente smesso, mentre in nazionale si trasforma e fa sempre delle partite incredibili. Fu pagato 100 milioni di euro, se non mi sbaglio. Tanta roba, il Real Madrid. Giocatore d'esperienza. 100 milioni, sì. Prendiamolo. Accogliamolo fatto, a Firenze. Non ha fatto quello che doveva fare. Niente. Era molto svogliato. Invece ha detto, beh, Paolo, il nazionale si sveglia, immancabilmente, gli gira la testa e si sveglia direttamente. Intanto Burdisso è volato in Qatar, probabilmente per scoprire qualche nome. Burdisso, io lo capisco. Per vedere le partite. Certo, se si deve andare, c'è di moda a Savini, no? C'è di moda a Savini. Ma ragazzi, lo voglio dire, no? Savini, chissà che invece non possa fare qualche scoperta interessante. Un altro trequartista, 77 trequartisti. Esatto. Cioè, il problema, secondo me, appunto, non è in sé Savini, perché Savini, per esempio, l'anno scorso, quando arrivò alla Sampdoria, da gennaio a giugno, fece anche bene. Il problema è il ruolo di Savini. Io su questo devo dare ragione a Marco. Abbiamo 77 Dobbiamo concentrarci su altre zone del campo. Io vorrei che questo nuovo gioco qualcosa più fa. Sì. Però abbiamo 77 fasce laterali, 3 o 4 trequartisti, perché finché il mercato lo fanno loro, due, allora è finita, se lo fa uno. No, poi, tra l'altro, mi resta da dire una cosa, visto che rientra, anche rilasciato le dichiarazioni, molto motivato, ma Castrovilli gioca nei due o gioca a trequartista? Forse non lo sa ancora neppure lui, cerchiamo lo scopriremo, di Castrovilli, ragazzi, invece di pensare a Savini. Pensiamo, come dicevamo poco fa, a un difensore e a un attaccante, perché andrebbe preso. È chi prendi ora di attaccante? Beh, chi gennaio, vai a prendere? Gennaio è sempre un mercato difficile. Appunto, è quello che ci manca. Prima di rientrare nel vivo del dibattito, anche se ti vedo lanciatissimo, Marco, io volevo anche ricordare ai nostri telespettatori che in questo momento non sono a casa, che possono seguirci ugualmente. Assolutamente, sì, su fiorentinonews.com oppure anche su TVL On Demand. Sì. Quindi possono rivedere. Assolutamente. Tutta non solo noi, posso rivedere tutte le trasmissioni. Però ovviamente noi tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino. Senti. Va bene, noi siamo donne. Quello mi fa scatenare, lo sai cos'è che mi fa scatenare? Sì. Che ora ci sono già le voci, non se l'avete letto. Vedi, che era lei, concentrato su altro. Che lei, che lei. Come si stava parlando? Niente. Perché io queste cose mi infervoriscono. Okay. Che lei ha già messo gli occhi, sì, anche su Odriozola. Avete letto, su Odriozola, su Parisi e su Vicario. Ma non ci toccano più. Ora voglia dire che abbiamo preso i rapporti, sono voci, concorsi. No, non sono voci, questi arrivano, si devono fuori in dollaro, e anche se sono pieni di debiti. Ecco, infatti. Sono pieni di debiti, non si sa come facciano, però arrivano e ci prendono quelli che dovremmo aver preso noi, perché bisogna andare prima degli altri. Quindi noi facciamo scouting non c'è lo scouting, forse scouting a quest'ora noi saremmo già andati lì dall'amico Corsi, un po' di dollaro in mano, qualche scambio e arrivederci, ci portavamo due calciatori che l'Empoli, come l'Empoli è una società che riesce a fare sempre bene e bisogna dar merito a questa società di quello che fa, però sforna il calciatore e ora ne ha altri due o tre da sfornare. Tra l'altro, ora mi è venuto in mente perché ha citato Parisi o Odriozola, visto che
ormai è un separato in casa della Roma. Karsdorp come alternativa a Dodò ti piacerebbe? Già, litigato, poi potrebbe essere. Ecco, questo è un profilo che potrebbe piacere. Però anche lì lei, anche su di se non prende altri arriviamo sempre secondi. Ce li frega, arriva lei e ce li prende, perché bisogna agire prima. Per agire prima non si può andare a fare il battibecco per degli spiccioli oppure tirare il prezzo. Se il calciatore c'è, che io l'ho visto diverse volte quest'anno, l'ho visto in diverse occasioni, questo è un calciatore che noi l'abbiamo già detto da diversi mesi che andrebbe preso, perché è un terzino di fascia che difende, attacca ed è difficile prendergli il pallone, ma naturalmente ci si arriva dopo. Dobbiamo però stare attenti, Marco, non soltanto a trovare dei profili interessanti per quella che è la squadra di Italiano, ma anche per non vendere gli elementi di interesse, perché ci sono delle voci in entrata, ma ci sono anche delle voci in uscita. E dicevamo, se succede questo... Aspetta, adesso ci arriviamo. Prima dicevamo di Nico Gonzalez, visto che appunto Paolo, tu stavi appunto intervenendo su questo aspetto. Una partenza eventuale a gennaio credo non converrebbe a nessuno, però. No, assolutamente. Non credo che ci siano delle squadre pronte a puntare su un giocatore che nella prima parte dell'anno non ha giocato veramente mai, praticamente mai. Si parla del cosiddetto mercato di riparazione, quindi nel mercato di riparazione ha bisogno di giocatori pronti, non di giocatori che da forse riparare. Esatto, giocano una partita ogni tre. Dall'altra parte Nico Gonzalez io credo che abbia anche voglia di riscatto, di far vedere che quando è in campo sa fare la differenza. E come dicevamo con Marco nella pausa pubblicitaria, secondo me il giocatore e l'allenatore devono chiarirsi, devono dire ok, siamo insieme fino alla fine della stagione, noi aiutiamo te, ti aiuti noi, e poi in estate vediamo eventualmente se c'è un'offerta, può lasciare Firenze e amici come prima, come si suol dire. Ecco, anche per rivalorizzarsi un po', perché in questo momento sicuramente non ha un grande appeal. L'altro nome invece, ma ora per dispetto non lo faccio parlare Marco Daniele, l'altro nome invece su cui ci sono delle presunte voci di possibile partenza è Riccardo Sutil. Eccoci. Questo farebbe indispettire moltissimo Molto. Marco, ma credo che non gioverebbe anche questa partenza alla Fiorentina. Ma no, invece no, dipende come lo mandi via. Potrebbe farle bene. Secondo me dipende come lo mandi via, dove lo mandi. Allora, per me questo ragazzo deve giocare. Io è dall'anno scorso che lo dico. Non può fare 20 minuti, una sì, due no. Secondo me Sotti deve giocare. Ha delle grosse qualità, è un ragazzo non continuo e quindi lo devi mettere nelle condizioni. Poi, se c'è anche un discorso economico, meglio ancora. Perché no? Abbiamo 7 esterni, diceva, tanto a questo punto siamo coperti. È proprio teniamo Nico Gonzalez, teniamo anche Sottil, però alla fine sono doppioni, abbiamo 5 giocatori che possono fare lo stesso ruolo, quindi perché no? Secondo me potrebbe essere un'alternativa. Però rispetto a questo avvio di stagione, Francesco, forse Sottil ha dato qualcosa in più a questa Fiorentina rispetto a Nico Gonzalez, che si è espresso sicuramente. Così. Ha dato qualcosa in più, a me è un giocatore che piace tantissimo sia a livello tecnico che a livello atletico, molto molto forte. Io invece sono dell'opinione che un giocatore come lui in squadra lo vorrei sempre, prima di darlo. Non penso neanche sia più il caso di dire, come si diceva prima, lo mando a fare le ossa altrove, perché mi sembra che le ossa le abbia abbastanza robuste. Quindi io uno come lui lo terrei, lo farei giocare, anche perché è un prodotto nostro, del nostro vivaio. È forte perché già all'esordio della partita col Napoli, la seconda mandata di Montella, fece vedere delle cose impressionanti già lì. È un giocatore sul quale punterei forte, anche sacrificando giocatori come Gonzalez. Marco, tu prima citavi Sabiri della Sampdoria come possibile, diciamo, merce di scambio per Maleo Zurkowski. Zurkowski, tra l'altro, lo avevamo nominato anche la scorsa settimana con Gabriele Guastella, che salutiamo, come un giocatore che veniva poco visto forse da Mister Italiano, ma che poteva essere utile alla causa. Faresti questo scambio oppure no? Sì, Zurkowski di sicuro non lo vede Italiano, lo vede poco e nulla, allora a quel punto si potrebbe
veramente fare uno scambio, abbiamo una pedina per poter fare questo scambio, perché è inutile tenere questo ragazzo fermo lì nelle retrovie quando potrebbe dare qualcosa di più. All'Empoli sicuramente avrebbe dato tanto, gli manca proprio un calciatore del genere, con una squadra come l'Empoli che ho visto che ora sembrerebbe sulle tracce di Caputo, anche il ritorno di Caputo, perché ha bisogno di un attaccante un po' la Pinamonti. Pinamonti gli è mancato per diverse partite quest'anno, nel senso, se c'era Pinamonti ovviamente l'Empoli oltre a fare bene faceva qualcosa in più, e abbiamo visto che Pinamonti ha esordito in nazionale, è stato convocato. Ecco, noi potevamo affrontare un calciatore del genere, invece di andare a spendere, non ha speso più nulla perché è stato dato gratis, però un ragazzo come Pinamonti poteva farci molto comodo. Noi bisogna andare a cercare un profilo del genere, ma i ragazzi, come diceva Francesco, non è più il caso di dire si mandano a fare le ossa, i ragazzi devono giocare a calcio. Noi abbiamo Bianco, è l'unico profilo secondo me che può dare un qualcosa alla Fiorentina, è inutile dire no, ma ora lo mandiamo, come gli facciamo fare la fine dei rigori, mandiamo Cori in qua e là e poi prendiamo Cori e ce lo teniamo per pagarlo 1,7 milioni l'anno, un calciatore che nemmeno lasciamo fare la fine grossa, la dico troppo grossa, no? Allora, quando ci sono questi giovani, Gavi, Ansu Fati, Volpato della Roma, Bovi, Miretti, Fagioli, vanno fatti giocare. E non è più il tempo di 20 anni fa, mandiamo un ragazzo a fare ossa. Quali ossa? Se è buono si mette in campo, se anche, è buono si fa giocare. Anche in ottica nazionale. E infatti, ma anche ragione. In ottica nazionale. Che quando c'è un ragazzo bravo, un Pinamonti ci faceva comodo. Se Scamacca non stava troppo, Pinamonti lo potevi prendere. E non faceva peggio di certo il nostro amico Cabrale dell'altro e lì piantato, ecco, lì in mezzo. Cabrale e Jovic invece sembrano avere ancora fiducia e quindi vengono riconfermati, non si è parlato, sì. Non ci sono voci su possibili partenze dei due attaccanti viola, anche perché non ne abbiamo altri, no. Però Marco, ora ti lancio questa idea. Lanci. Visto che Daniele dice ma però Sottil a mercato potrebbe essere un giocatore non con cui può fare cassa e reinvestire, in un attaccante. No, fermiamoci, perché quando si parla di fare cassa e poi andiamo a fare il reinvestimento, bisogna mettere i soldi in mano a un direttore sportivo di quelli vuoi. Allora facciamo questo discorso, casomai quando arriverà un direttore sportivo, ma non arriverà, di quelli vuoi, allora si può fare, perché noi abbiamo incassato diversi soldi. Quindi promuovi l'idea, ma non certo, il momento. Non bisogna spendere tanto, bisogna sapere spendere bene. Questo è il problema. Allora, diamo in mano, richiamiamo Sabatini, non so, Sabatini potrebbe essere un profilo interessante, anche se è un ex fumatore, perché ha fumato tantissimo, che bisogna che si rimetta per benino, ma Sabatini sono convinto che potrebbe andare a prendere. Tra l'altro, ieri era da Caressa su Sky e sentirlo parlare è sempre interessante, forte, perché è un dirigente forte come pochi altri, sì, in Italia, sì, sì. Ma l'ha dimostrato anche con la Salernitana. Certo, l'ha dimostrato. Allora ci vuole un direttore sportivo di quella portata lì. Allora gli dà in mano la situazione, Giuntoli è inarrivabile, perché ormai Giuntoli rimane a Napoli, è inarrivabile, però un nome Giuntoli o Sabatini o Sartori potrebbe essere veramente direttori sportivi che portano qualcosa in più, perché sanno anche da dove andare a prendere. E gli dai in mano dei soldi da reinvestire, ma fermiamoci ora all'investimento, perché veramente David, stiamo fermi. Si parlava di Sottil, no? Io Sottil non lo vedo come partente per un semplice motivo, anche prima iniziasse il campionato fu chiesto a Predè qual era secondo lui il giocatore, sì, che poteva dare veramente la svolta alla Fiorentina quest'anno, e da cui si aspettava un'esplosione di un certo tipo, ed era proprio Sottil. Ora è vero che è stato fermato da questo problema alla schiena, sì, che sì, comunque sì, sì. Non è il primo che viene fermato per dolore alla schiena, e magari qualcuno ha fatto anche strano che non ci fosse modo di recuperarlo in tempo, almeno prima della sosta, però io non penso la Fiorentina lo non consideri, credo, perché insomma la differenza se vuole la fa, e in quel poco giocato l'abbiamo visto. Esatto, quindi non, io non mi ricordo, non vedo la prima giornata alla Cremonese, mi fece un'impressione molto buona, perché non era egoista come magari era stato, sì, in altri momenti della sua carriera nelle stagioni precedenti. Delle volte tentava il tiro, delle volte il cross, faceva spesso la scelta giusta, quindi
un Sottil di nuovo Maturo. In quelle condizioni potrebbe essere veramente un'arma interessante. Sì, in fase offensiva sono d'accordo. Però secondo me in fase difensiva lascia molto a desiderare. Però un po' è migliorato. No, lascia molto a desiderare. Se ti guardi le partite che ha fatto, e questo potrebbe essere anche un'alternativa, perché a volte non lo fa giocare in certe partite. Perché in fase di copertura non la fa. In fase offensiva è eccezionale, l'uno contro uno. Però secondo me, il mister ha valutato anche, secondo me, anche alcune partite importanti, dove magari serviva uno che copriva un po' di più. Sinceramente non ce n'ha in questo momento, a parte qua me. No, poi gli altri sono tutti giocatori offensivi. Sì. Quindi adattare un attimino anche al gioco. Se hai un ragazzo di strappo, un ragazzo che ce ne sono poi, lo dicono tutti, che ce ne sono poi e saltano l'uomo, Marco, e la potenza è a lui. Ricordiamoci Sottil, che viene, è un bel caratteriano. Questo si sa da anni. Quindi molto probabilmente avrà modo di migliorarsi. Quest'anno poteva essere la nota giusta, si è fatto male, quindi, però ancora, ecco, è un ragazzo che deve far vedere ancora. Facciamolo giocare, però mi sembra che ci sia questo continuo cambio, una partita sì, ma se lui continua a cambiare, come si diceva, e come si è detto di tutti i giocatori. Certo, ma tutti gli scacciatori. Tutti quelli a Sottil no, perché ha un carattere diverso, è un giocatore che può giocare e ha bisogno di giocare. Ma tutti gli ex calciatori abbiamo intervistato, sia telefonicamente che quelli che sono venuti in nostra presenza, negli studi nostri, hanno tutti detto che non è possibile fare un cambio continuo di questa situazione. No, perché c'è quello che va giù di morale, quello ha bisogno di una pacca, l'altro non gli interessa nulla. Però ci sono tantissimi calciatori che gli dai fiducia, come Gollini. Non ci credo, lo ripeto, che Gollini sia un ragazzo che a livello calcistico sia finito. È che non ha fiducia. Però, Marco, lo fai giocare solo un po'. C'è da dire una cosa. Ti devo fermare, Paolo, perché dobbiamo c'è andare. C'è da dire che c'è la pubblicità. C'è da dire che Riccardo Sottil si ama e non si discute. Al rientro, dopo questo disaccordo tra Daniele e Marco, che è la prima volta quest'anno. Sì, è vero. No, ha ragione lui comunque. Perché Daniele ha già capito che se no sono le risoluzioni. Diamo la linea alla pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, quindi restate con noi. Si è conclusa nel frattempo la partita tra Stati Uniti e Galles, che è finita sull'1-1, giusto? Un pareggio. 1-1, sì. Dopo anche un recupero importante, ho visto 7 minuti, ma credo anche che siano andati oltre. Ecco, intanto ci sono arrivati tanti messaggi dai nostri telespettatori, quindi andiamo un po' a fare il punto. Allora, il sondaggio, io vi ricordo anche il numero di telefono, perché c'è ancora tempo per votare, 335-848-7509. E in continua evoluzione il sondaggio, perché è un continuo cambiamento. Adesso in questo momento siamo al 50 pari. Prima, esatto, prima c'è stato un 54 no sul no, cioè sul fatto che probabilmente non sta cambiando il vento in società riguardo alle dichiarazioni di Barone. Però è in continua evoluzione, quindi che aveva votato Marco. Sì, no, quindi ho detto, ma Barone che cosa ha fatto per parlare così, no? Perché lo sappiamo tutti che per andare a avere vinto certo. Di andare in Champions. Però ho detto, stai a vedere, si è svegliato stamattina, non lo so, che a volte è possibile cambiare di notte, no? Si è svegliato stamani, si è alzato bene, ha cominciato a dire e investiranno per fare una buona squadra. Ma sicuramente dopo si cala, perché nella sera poi si cala, no? Poi si riprende la mattina. E infatti anche alcuni telespettatori si sono espressi. Esatto, così, Stefano ci dice che Barone ha scoperto l'acqua calda. Quindi effettivamente. Arriveremo mai. Non lo so. Poi Luca ci dice che se avevano queste ambizioni si doveva svegliare un capellino prima, un pochino o sognava notte prima, perché la notte si può anche sognare, certo, si può anche toglieteci sognare. Anche se si è preso la camomilla con la melatonina, esatto. Secondo ma senti che film sei andato a scegliere anche la tisana, certo, della notte di Gio Barone. Fa le tisane, due tre bustine dentro, allora si sogna. Può darsi. Però si esprimono anche su altre tematiche, per esempio c'è un messaggio su Nico Gonzalez, già si è infortunato, se poi deve essere anche depresso stiamo freschi. E la fine. Camomilla, melatonina, esatto, esattamente. Ma un altro quesito, ma Malè che fine ha fatto? È
Perché stanno decidendo se resta o parte. Quindi... Che Duncan l'abbiamo ripreso recuperato per i capelli, perché a forza di Lillo. Ora, la regia forse scopre anche, ma lei dove è andato? Perché è scomparso. No, ma sai cosa? Siccome sulla Luna, insieme alla bandiera degli Stati Uniti, non c'è più Duncan, ci voleva qualcosa. Vediamo se la regia trova un qualcosa. Che noi... Ora lanciamo un appello per Malè. Per Malè. Sì, certo. Cercasi Malè, che è disperso. Dicevamo appunto, poi si sono espressi anche sul mondiale. Allora, sì, esatto. Una relata generale su tutti i messaggi. Ecco, sul mondiale Andrea ci dice: questi mondiali non mi entusiasmano al momento, speriamo che le big sappiano movimentare la situazione. Bene, invece su Sottile hanno scritto qualcosa. Su Sottile hanno detto sì, Luciano ci dice che farebbe sempre giocare Sottil e Gonzales. Grande Luciano. Il fatto però è che sono sempre infortunati. Però Luciano ha capito qualcosa di calcio. Questo. Però questo è un problema notevole. È un problema notevole. È un problema. Quindi che dicevamo... Quindi tra poco arriverà il bonifico a Luciano. Da però dicevamo, gli infortuni sono un problema ricorrente di numerose società. Allora io, Francesco, una domanda... Anche su questo aspetto se la devo fare, perché a volte abbiamo avuto ospiti qui da noi, giocatori di qualche anno fa, che ci ricordavano, ma noi giocavamo in 13, non ci potevamo infortunare mai, le sostituzioni erano meno e quindi si giocava sempre, anche noi non avevamo tempi di sosta, eppure eravamo più resistenti. I giocatori di oggi tendono ad avere più infortuni pur avendo anche in genere le squadre una rosa più lunga e una maggiore quantità di sostituzioni, soprattutto da quando ce ne sono 5. Come si giustificano tutti questi infortuni? Allora, le risposte potrebbero essere molteplici, nel senso che intanto c'è da dire che rispetto a diversi anni fa il calcio, ma come tutto lo sport, è cambiato. Adesso lo sport in generale sta andando prettamente su un lato fisico importante, quindi l'intensità di gioco e tutto quello che concerne la parte fisica si è molto alzata. Questa è la prima cosa importante da dire. Poi è anche vero che io ho sempre sentito dire: ma il giocatore si è fatto male, cosa avrà fatto mai durante la preparazione atletica o fisica? La domanda da fare secondo me è: cosa non ha fatto? Nel senso che la preparazione atletica non è solo un mezzo per far sì che il giocatore sia più veloce, rapido, eccetera. È la fonte primaria di prevenzione infortuni. Al momento che va a mancare una cosa del genere, allora si mette il giocatore, visto e considerato le intensità che ci sono ora, gli impegni così ravvicinati che ci sono adesso, si mette il giocatore a rischio. Anche perché quando il giocatore entra in campo deve dare il massimo, sempre e comunque, che sia una partita di campionato, di cartello o una partita un pochino più soft, diciamo. Quindi alla fine io penso che il discorso sia tutto focalizzato su una buona ripartizione tra carico di lavoro e eventuale scarico. In Italia si tende tanto a tralasciare questa parte qui rispetto all'estero. Le squadre che adesso ci surclassano a livello calcistico, ma non solo, danno parecchio spazio alla preparazione fisica, tantissimo. In Italia invece siamo ancora un po' acerbi su questa cosa qui, ma proprio perché non c'è ancora la mentalità giusta, secondo me. Ecco, anche perché citavamo prima tra gli infortunati Pogba, Lukaku, Gonzalez, che hanno giocato pochissimo, quindi tanti impegni non può essere una giustificazione. No, in questo caso qui no, secondo me questi erano giocatori che avevano già un pregresso importante, secondo il mio punto di vista. Però in generale adesso tanti giocatori si infortunano proprio per questo cambio vertiginoso di intensità, e dopodiché vengono fuori tutte le problematiche che possono essere. Ma secondo te, ecco, tutti questi infortuni, a parte possono succedere, però certo, siccome molti allenatori lanciano questo appello, anche lo hanno detto in diversi, anche da Sario, anche altri, Tare e la Lazio, anche nello stesso Tare ha detto: tutti questi impegni, troppi impegni, un ragazzo occasionale non può assorbire tutto, dal campionato alla Coppa, alla Nation, alla Nazionale, ora fece il Mondiale, Coppa Italia, amichevoli, diventa un lavoro grosso questo, a livello muscolare, a livello di testa. Sono tanti, e di tutto ravvicinati, e comunque si tende sempre a volere una prestazione importante. Non esiste più la partita dove il giocatore si risparmia un pochino oppure viene messo fuori. Guardiamo anche solo la Fiorentina con la Conference, gioca il giovedì,
e spesso e volentieri in campo anche la domenica. Ci sono pochissimi giorni e il lavoro del preparatore lì diventa difficile, perché una squadra come la Fiorentina, ora proprio perché si parla di lei, non ha quel parco giocatori così importante da dover girare. Quindi spesso si ritrova a far giocare sempre i soliti giocatori. Tanti problemi sono anche dovuti a questo fatto. Il problema diventa anche per un preparatore atletico. Sì. Perché sì. Saper gestire tutti questi impegni con calciatori, li metti per bene a dieta, li metti per bene, li inquadri bene, però poi alla fine gli impegni sono troppi. Questo però non mi torna. Perché la Fiorentina sembra che cambi spesso e volentieri. Quindi nonostante tutto, noi siamo i primi. Nonostante tutto ci sono tantissimi infortuni. Quindi io credo, non è il mio lavoro, quindi non lo so, io parlo di vita vissuta, conta moltissimo l'alimentazione, conta moltissimo quello che fai, perché sì, conta lavorare, ma se uno poi la sera va a ballare o a mangiare al ristorante o non fa vita, noi non lo sappiamo. Quindi in teoria un giocatore che si infortuna spesso può darsi, vediamo grandi campioni, Ronaldinho, Ronaldo, qui sono le eccezioni, ma sono dei fenomeni. Certo. Quindi, però ecco, ti ripeto, per quanto mi riguarda la Fiorentina, turnover ce l'ha a fare. Quindi ha parecchi infortunati, quindi non so, o è una cosa fisica a livello individuale o è una cosa di preparazione, se no, altrimenti non lo so, ecco, ci saranno tante situazioni. Ma però per assurdo sembra un po' come quando si ha l'adrenalina sempre a altri livelli, non ci si ammala mai, quando invece si viene messi da parte forse l'adrenalina cala un po' e si è più soggetti anche ai fortuni. Entrare, uscire in continuazione così e dover rientrare e dover dare una prestazione comunque importante può essere un indice quello. Perché lo rischio. Stress comunque influisce sì, anche. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi può essere che le cause possono essere tantissime. Una combinazione, una concatenazione di più fattori. Ancora a tanti messaggi sì, da casa? Esatto. Allora, Luciano ci scrive: Pinamonti a Sassuolo, 14 presenze, 3 gol, cioè come Jovic o Cabral, non credo sia la soluzione a problemi viola. Ecco, Pinamonti che abbiamo citato prima, però avrebbe potuto forse crescere di più in un ambiente come quello della Fiorentina, David, oppure anche lui avrebbe avuto un rendimento scarso, secondo te? Ma dipende anche un po' innanzitutto dall'impostazione del gioco. Forse a Sassuolo ci sono meno pressioni che a Firenze, nel modo di vedere. Quindi l'ambiente migliore per crescere è sicuramente quello. Poi Pinamonti era tra i nomi, diciamo, prima di Jovic, potevano essere anche, diciamo, interessanti per fare questo dualismo in attacco, però effettivamente poteva avere anche forse delle ambizioni in più qui alla Fiorentina, non lo so, lo vedo. Di sicuro. Alla fine giocare in Europa è importante, sia Conference sia Europa League, quindi magari forse poteva essere un giocatore. Ma poi, che a me piace, tra l'altro. Secondo me dipende tanto anche Da come vanno le partite, da certi sliding door, come si suol dire, perché per esempio anche Jovic segna la prima giornata, se segna il rigore con lei, secondo me la prima parte di stagione è completamente diversa, magari quell'episodio unito a una condizione che chiaramente non era ottimale ha fatto sì che abbia avuto un po' di problemi. Lo stesso vale per Pinamonti, magari segna subito e fa l'exploit, sta a due partite senza segnare, subito critiche, cominciano a dire ma come, si punta sull'attaccante dell'Empoli e fa fatica anche lui. Quindi, per carità, buonissimo giocatore, interessante, italiano di prospettiva, ma non c'è la controprova che avrebbe fatto, secondo me, tutti questi gol in più di Cabral e Jovic. Paolo, chi sbaglia un rigore, io ti vedo i grandi campioni, poi fa il gol, comunque alla fine le domeniche dopo segna, lo deve fare. I bomber segnano. Secondo me Jovic e Cabral in questo momento hanno delle grosse difficoltà. Jovic che viene da 2 anni dove non ha mai giocato. Cabral viene da un campionato dove ci ha fatto vedere che qui è tutta un'altra cosa. Pinamonti per me non avrebbe risolto il problema, avrebbe fatto uguale, naturalmente. Quindi oggi è buca che si dice fa pari. C'è anche chi maligna che Corsi, quando deve vendere i propri giocatori alla Fiorentina, spara delle cifre esose, quindi sì, poi tante trattative non si concludono non per volere della Fiorentina, ma perché appunto c'è questa diatriba un po'. Se gli lasciavi Zurkowski, già era una bella cifra in meno,
e poi trattavi e cercavi di, sì, potevi risparmiare qualcosa, però insomma Zurkowski è una pedina importante con dei soldi in mano, intanto vi cali con 12 milioni l'avresti preso e ora non ti bastano. Ma poi c'è anche il discorso delle cifre, anche il Sassuolo non chiede poco per i suoi giocatori, però se tiri fuori i soldi te li dà. Scamacca l'ha venduto a tanto, anche appunto. Lo stesso Locatelli, anche se con un pagamento dilazionato, sì, l'ha fatta penare molto la Juve per certo. darglielo, anzi lei, scusate, lei. lo prese a agosto inoltrato, quindi chiaramente se vuoi giocatori bravi come devi tirare fuori i soldi, ma magari anche per il collo per Berardi un anno fa, sì, esatto. La stessa cosa, cioè, io non so che introiti ha Fiorentina Empoli, non mi sembrano di buoni rapporti perché insomma, si è concluso stato. Sempre poco, però è anche vero che diciamo sto da una parte e dall'altra, nel senso che l'Empoli lavora su questo, tira fuori i giovani e le vende, perché certo. l'Empoli è questo, la Fiorentina ha soldi per poter comprare e deve spendere, quindi è chiaro che naturalmente loro vogliono guadagnare, ma la Fiorentina non può spendere, no, perché per altrimenti se sei veramente interessato lo fai, le compri all'Empoli 2-3 barra giocatori che per non male sono ragazzi che nascono da un settore giovanile e sono ragazzi che non certo. costano neanche cifre. No, l'Empoli deve vendere, insomma. Noi dovevamo fare lo scalino più alto, perché se hai migliorato e sei arrivato settimo devi perlomeno arrivare sesto o quinto. Soprattutto scusa, mi soffermo, che ha detto mi soffermo sulla frase appena detto, l'Empoli deve vendere, però cioè l'Empoli chiaramente ha questa politica, ma non è che deve fare cassa perché se no fallisce. No, assolutamente. Politica, assolutamente. Oltretutto in estate aveva già venduto Viti a tanto, sì. quindi si è trovato nelle condizioni di non dover vendere Parisi per forza o comunque di venderlo alla cifra che voleva. Ma era un aggancio. Allora, io ti dico questo. I giocatori dell'Empoli sono giocatori giovani che possono far bene. Quindi non le prendi per vincere il campionato. Le prendi perché sono ragazzi giovani che possono far bene. Sono scommesse. Se vuoi fare un campionato come stiamo facendo, ha preso Malè, puoi prendere anche un ragazzo dell'Empoli. Certo. Che bene o male, non è che Malè è un buon giocatore, ma... Sì, ma non è. Okay. Quindi, no. se questa è la Fiorentina, puoi prendere anche 2-3 bar giocatori all'Empoli che sono discreti. Se no, altrimenti vai a uno step superiore dove... prendi giocatori ma importanti, ma non lo fai. Ma non lo fai. Beh, quindi resta, è un po' resta, quello che vuoi fare, capito? In questo resta momento. Il fatto che senza investimenti comunque abbastanza onerosi e senza giovani di prospettiva, le parole di Barone insomma sembrano un cascano po' un'utopia. Ecco. No, perché è così. Gli investimenti, i giovani puoi anche investire. Investi sui giovani, li vai a prese, poi li devi dare via, li darai via, però devi investire sui giovani. E un conto è comprarli a 12, un conto è poi ti chiedono 40 e allora non li spendi più, perché un portiere così, ragazzi, l'ultima partita col Monza e con la Cremonese e tutto, Vicario, ragazzi, è un gatto, l'abbiamo visto sia l'anno scorso che quest'anno. Questo è un portiere di prospettiva, non a caso è in nazionale. Non abbiamo chi li vede prima, no, vorrebbe un Marco Mordini. Infatti, cioè, secondo me nella farei prima molto parte meglio. Nella prima parte di stagione, al di là del fatto che probabilmente il migliore sia Magnan, però non ha giocato tanto per via degli infortuni, come incidenza sui risultati della sua squadra o le sue parate, secondo me Vicario è stato il miglior portiere. Vicario è una cosa impressionante, anche più di Meretta della posizione che ha in porta, anche con i piedi, non è mai nemmeno con i piedi, ma la posizione che ha in porta è veramente, a volte ha risfarfallato un po' nel migliorare per le uscite, perché anche la Cremonese sull'1-0 poi ha per colpa ci manca poi, cioè il pareggio, però Vicario veramente è uno di prospettiva, ma alla grande. E allora guarda, io ho la proposta per la Fiorentina, per Barone, a gennaio invece di fare acquisti per la squadra, un investimento comprando Marco Mordini, certo. e inserendo. Sicuramente farei molto potrebbe meglio. Essere un'idea, molto chissà. Andiamo la linea di nuovo alla pubblicità, ancora qualche minuto e poi torniamo qui in studio con la nostra diretta. L'ho abbandonato. Ecco, allora siamo tornati di nuovo in diretta, ancora qualche minuto con il Salotto del Calcio. Stavo come al solito rimproverando Marco Mordini perché adesso è il momento dei top, ma ci si è dimenticato dei nomi importanti.
non mi interessavano. Non ti interessavano, va bene, li citerò io, mi prendo questa responsabilità. Fate bene, voi intanto citate qualcuno. Sì, aggiungiamo. Sì, sì, aggiungete qualcuno. Lanciamo subito la sigla, così poi passiamo la parola a Marco Mordini e andiamo a scoprire i top della settimana. Allora, non essendoci il campionato primavera, passiamo direttamente ai top. Il campionato primavera ripartirà dopo le feste. Allora, come top questa settimana io ci metto in prima fila Simone Pafundi, perché questo ragazzo dell'Udinese, un trequartista, 16 anni, gioca nella primavera all'Udinese e a 16 anni ha fatto l'esordio con la nazionale di Mancini. Ecco perché i calciatori, quelli bravi, vanno messi in campo. E quello che mi ha impressionato di questo ragazzo è che quando è stato messo in campo sembrava un veterano, perché ha cominciato subito a prendersi i palloni, a correre, è entrato nelle mischie, non ha avuto nessuna remora o paura anche di un esordio poi in nazionale. Secondo te questa convocazione e poi anche l'esordio di Pafundi è più un messaggio al ragazzo, come dire, anche se non gioca in Serie A ti tengo d'occhio, o un messaggio al calcio italiano, come dire, guardate che io li butto dentro, però fatela anche voi? È perché... un po' un misto, secondo me, perché Mancini l'ha fatto capire anche questo discorso del calcio italiano, e se non cambiamo qualcosa veramente andiamo a finire male a livello calcistico, perché 2 anni di fila, 8 anni per i mondiali è tanta roba, più anche mettiamoci tutto quello che sta succedendo all'interno del mondo calcistico nostro, perché o si mette la regola di prima dei tre stranieri non la puoi più fare, negli anni 80 non esisterà più, però possiamo veramente fare un qualcosa per tutelare la nostra nazionale, e così non si può andare avanti. I nostri giovani li vediamo sparire o andare all'estero a destra e a sinistra, e non creano quella nazionale forte. L'ultima forte è stata quella dell'ultimo mondiale nel 2006. No, anche perché si sta vedendo sempre di più che quando ai giovani gli si dà la possibilità, se sono bravi fanno bene. Quello. Lei ha, per via di tanti infortuni, però li aveva in squadra e li ha buttati dentro. Dentro. Ha buttato dentro Fagioli e Miretti, che hanno fatto il loro, e ora certo. Allegri l'ha detto: gli altri che tornano devono correre per giocare a posto di questi ragazzi. Però giocano. Oppure abbiamo detto tante volte: il Napoli in estate ha preso Raspadori, sì, e sì, magari qualcuno diceva: eh sì, ma con l'attaccante del Sassuolo dove va? Intanto ha fatto 4 gol in Champions, quindi. E ha sostituito la grande Osimhen quando è stato fuori. E poi giocano in Coppa, che prendono esperienza. Scalvini, l'Atalanta, questo è il nazionale. Sono tutti ragazzi 18, 19, ora Pafundi 16 anni, ragazzi, penso sia veramente un talento calcistico, ma qualcosa deve cambiare. È che non vengono ascoltati, però i più grossi allenatori, da Mourinho a Allegri e tutto, li mettono in campo, specialmente a Mourinho. Mancini uguale, quando allenava il ragazzo bravo lo metteva dentro, lo immetteva dentro alla formazione. E invece noi si pensa ancora a dire: no, si deve fare le ossa. Quali ossa? Non esiste fare le ossa se un ragazzo è bravo. Pafundi ha dimostrato, e sono rimasto impressionato da come è entrato in campo. Anche un altro del Napoli che mi viene in mente, Gaetano, che ha fatto Gaetano, anche lui, delle stagioni in B-Impress, e sono tornato. Ma si farà più le ossa a giocare ogni tanto nel Napoli in campionato in Champions, oppure a fare magari un campionato in B, dove in C dove in gioca, non gioca? Tanto se è bravo Spalletti non è che ha paura, lo fa giocare. Per esempio, il nostro Bianco, se te avresti, ecco perché mi devo essere ripreso io naturalmente per fare un qualcosa di buono, scherzando, per esempio io avrei fatto veramente con l'Empoli Zurkowski,
più bianco anche dato all'Empoli e facendolo giocare titolare fisso, e sono convinto che uno mezzanetti poteva anche farlo giocare, e lì più mettevi qualcosa. Ecco che ti prendevi questi due calciatori. Facendo così invece cosa fai? Vuoi mandare bianco dove? A Cosenza? A Reggio? Che il nostro amico Gori, mi dispiace, ogni tanto fa gol, però non è titolare fisso, e lo fai stare fermo lì in panchina. E questo non mi piace assolutamente. Passando oltre, c'è una cosa che piacerà molto a Laura, questa volta ce lo metto io dentro, da Giorgio Tesi Group, Pistoia Basket. Ho visto questa bellissima vittoria a Udine, 73-54 per il Pistoia, primo in classifica, sta facendo veramente un ottimo campionato. Sì, assolutamente. Esatto. La partita di ieri ha sancito la bellezza di questa squadra, perché sono uniti, proprio sembra banale dirlo, ma sono proprio una famiglia. Il coach Brienza sa veramente tirare le fila di questo gruppo, e poi insomma tecnicamente niente da dire, hanno fatto una partita super, sia in attacco che in difesa, e praticamente Udine è sparita, completamente sparita, perché abbiamo vinto di 19 punti in un palazzetto. Io credo ci fosse 3.000 persone abbondanti, e poi era diciamo una gara importante perché era al vertice. Adesso siamo soli, prima eravamo prima in classifica con loro, poi c'è sempre 100, invece anche 100 ha perso Forlì, quindi siamo primi in classifica. Facendo un bel lavoro. Sì, devi fare un altro bel lavoro, ci devi portare Brienza qui in trasmissione. Glielo posso chiedere. Devi chiederlo e... Noi lo ospitiamo volentieri, perché ci glielo piace. Glielo chiedo. Tutti gli sport, però sono certo, personaggi no, assolutamente. Di qui. Poi segue anche il calcio, però ha un difetto. Molto grosso. Insomma, possiamo cercare. Ma noi accogliamo tutti. Come diceva Mario Ciuffi, possiamo dare una pasticcina. Ci confrontiamo. Si dà, sì. Togliersi tutta la situazione. Esatto. Sì, ma senti un attimo. Ma lo sento volentieri. Vediamo se può venire. Sì, sì. Hai altri nomi? Ma hai finito qua? Sì, ecco. Allora io faccio due aggiunte. La prima riguarda la vittoria di Nole Djokovic, sì, che si è aggiudicato l'ATP di Torino. Eccolo qua, lo vediamo esultare. Non per tutti è un personaggio particolarmente simpatico, però dobbiamo riconoscere che effettivamente in questo momento è il più forte al mondo. E poi c'è stato anche l'addio alla Formula 1 di Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo, e poi un ottimo ricordo anche lasciato in Ferrari, molto legato al gruppo Ferrari, che lo ha celebrato così come tutti i piloti, e quindi ha dato l'addio al mondo della Formula 1. Lui mi sono proprio dimenticato, l'altro proprio evitato apposta. Ecco, vedi? Sì, ma sì, ci sono io qui che ti vengo in soccorso, meno male ci sei. Vedi? Quindi abbiamo completato così i top di questa settimana. Giustamente dicevamo che nelle prossime settimane noi continueremo ad andare in onda, certo, e si alterneranno qui tanti personaggi legati al mondo dello sport in generale, come questa sera che appunto è stato con noi Francesco Filippelli, e come sempre quando noi abbiamo gli ospiti qua da noi andiamo anche a scovare un po' di foto, un po' di immagini che vi ritraggono impegnati in quello che è il vostro lavoro. E infatti abbiamo anche delle immagini che ti riguardano, proprio legate al mondo dello sport, perché tu hai a che fare comunque con sportivi, sì, di diverse discipline, non soltanto del calcio, giusto? Sì. Qui è da prof. Sì, qui ero a un convegno a Rimini Wellness al tempo che collaboravo con Panatta. Qui eravamo a fare un seminario e niente. Rimini Wellness di 3 anni fa, mi sembra. Sì. Proprio sul modello prestativo, sempre Rimini Wellness. Vediamo la gabbia funzionale. Ah, qui c'è Sergio Albelli, attore. Esatto, sì. E qui c'è Sergio Pagni è uno dei migliori arcieri italiani. Qui eravamo al campionato, alla World Cup in Russia, a Mosca. È stato uno dei più forti, è ancora uno dei più forti arcieri italiani. In quel caso lì eravamo a fare questo Grand Prix, questa World Cup. Veramente forte lui.
Ah, Sandro Kois. Sandro Kois, lui è stato gentilissimo, è venuto come ospite per la maratona della Fondazione Borgonovo. Ah. Abbiamo fatto 3 eventi per la Fondazione Borgonovo. Qui era una gara di allenamento funzionale. Sandro fu gentilissimo. Infatti, qui c'è invece Alessandra Borgonovo. Alessandra Borgonovo, quando abbiamo cominciato questa collaborazione insieme. No, questo sono io. Ma molto di moda, come si chiama questo? Queste sono le butter ropes, sono l'allenamento con le funi navali dove io ho studiato. Laura, l'ho provato, l'ho provato. Ah, una roba allucinante. Ecco, che beneficio porta questo tipo di allenamento? Guarda, allora, questo è un metodo di allenamento nuovo che ho portato io in Italia circa... A te l'hai portato? In Italia sì. È venuto fuori in America circa 6 anni fa. Io l'ho portato in Italia e ho fatto proprio una scuola di formazione per questo attrezzo. Niente, facciamo dei corsi proprio per imparare a utilizzarlo, è un ottimo attrezzo per quanto riguarda la parte superiore, poi ci si può combinare anche tanti esercizi con la parte inferiore. Perché non è che uno può durare tanto, la fatica... Quello dipende. La fatica deve essere forte, questi cordoni lunghi... Poi ci sono anche più piccoli, quello dipende un pochino anche dalla tecnica di esecuzione e tutto, quindi ci ho fatto degli studi molto specifici. Allora, Daniele, per perdere un attimino di situazione... ho un bisogno estremo io. Superare 50 ho un bisogno estremo. Ti occupi anche dei mister, sì. Certo. Tutto. Va bene, Daniele. Dopo mi lasci il numero. Certo, volentieri. Bene, da che età è importante per un atleta iniziare ad essere seguito da un personal trainer? Per un atleta dipende, allora ti direi quasi subito, ma dipende anche quanto lo fa per agonismo, ok? Però diciamo che dai 13-14 anni in poi si può cominciare a essere seguiti individualmente, anche perché ad oggi i giocatori più forti, qualsiasi tipo di sport si parli, sono quelli che sono seguiti in maniera individuale. Tantissimi giocatori hanno la loro preparazione o il loro fisioterapista, la loro dieta personale, quindi lo sport è molto individuale ad oggi, quindi perché no, tenera età, quindi 13-14 anni, potrebbe già essere un inizio. Da un preparatore. Sì, sì. Poi ovviamente quando si sale allora diventa qualcosa di più specifico. Anche l'aspetto psicologico ora è diventato molto più ricercato da parte degli sportivi, quindi deve essere proprio curato tutto nei minimi dettagli. Io credo molto nell'approccio olistico, quindi alla fine mente e corpo sono molto molto collegate. Quando è venuto da noi Emanuele Prosperi e abbiamo ospitato un mesetto fa. Infatti collaboriamo con Emanuele. Collabori anche con Emanuele. Sì, proprio per questo motivo. L'aspetto fisio-mentale diventa ad oggi un mix per un atleta, specialmente a qualsiasi livello, diventa un mix importante. Fondamentale, assolutamente fondamentale. Bene, siamo giunti praticamente quasi al termine della puntata. Giusto una parola al volo su questa nazionale, la vuoi aggiungere Marco? Perché l'abbiamo lasciata proprio da ultimo e poi ovviamente ne riparleremo anche nelle prossime puntate, però deludente è la prima parola che mi viene. Sì, deludente, poi secondo me sono state 2 amichevoli inutili, prima poi mi sembra una cosa prima del mondiale, no? 2 giorni prima del mondiale mandi in onda queste 2 amichevoli. Che sicuramente Mancini l'ho visto, lui mi preoccupa per Mancini, che l'ho visto con, aveva un'espressione del viso che non mi faceva per niente, sia per la prima partita sia per la seconda. Lui ha dato un messaggio al calcio, ha dato un messaggio alla federazione. Tra l'altro, dopo la sconfitta contro l'Austria, che obiettivamente non conta nulla, molti hanno ricominciato a dare contro Mancini, ma intanto lui un risultato l'ha ottenuto, mentre altri che sono sulle poltrone, come diciamo spesso, non vengono cambiati da anni. E poi puoi anche cambiare lui, ma se non cambiano le cose in generale, arriva un altro e farà uguale. Ma finché non verrà fatto un cambiamento formativo ai dirigenti della federazione, se rimangono sempre soli, che la poltroncina è bellina, no? Si rimane attaccati a questa poltroncina e non ci si sblocca, girano tutti ma questi rimangono lì. Allora finché non ci sarà un cambio veramente forte
se era stato provato con Baggio, ma Baggio è scappato dopo 4 mesi, che si è, ecco, infatti Baggio è nelle colline venete da giù a fare tranquillamente il suo divertimento, olio, vino, fa in di tutto. E secondo me con fa il calcio bene. Attuale sia appunto, la cosa migliore allora, da fare. È inutile ragionare. Ma cambiare allenatore è più facile. Cioè, cambiare allenatore è più facile. Certo. Ma se non viene qualcuno, la Germania, quando nel 2006 ha perso il mondiale da noi e è ripartita da zero, la Germania è ripartita da zero e ha fatto un cambio. Un cambio di federazione, un cambio. Sta dando i suoi frutti. Sta dando i suoi frutti. Cioè, non è che ci vogliono 3 anni o 2 anni, ci vogliono anche 6. Ma poi cioè, non ha fatto solo un cambio a livello di movimento con i centri federali, cambio di stile di gioco, ma anche un cambio a livello di approccio psicologico e di gruppo, perché raccontava il grande Buffa in un convegno che fece dopo il mondiale in Brasile, che commentò per Sky, che fino al mondiale 2006 i giocatori del Bayern e del Dortmund non potevano stare in stanza insieme, mentre in vista del mondiale 2014 hanno capito che per vincere dovevano cambiare anche questa cosa qui. I giocatori di riferimento della squadra si sono chiariti da questo punto di vista, è venuto fuori, oltre alla squadra migliore, gruppo migliore, perché poi al mondiale conta il gruppo e non solo ma è tutto un cambiamento, ma anche a livello di societario, a livello un po' di tutto. Non puoi continuare a una federazione avere sempre questi personaggi, a Maragò, a Ghirelli, c'era Tavecchio prima e ha fatto più danni della grandine, che non si può continuare ad andare avanti così. E poi bisognerebbe veramente dire basta a tutti questi prestiti e fare le seconde squadre. È l'unica cosa che va fatta, le seconde squadre. Ma di questo aspetto riparleremo la prossima settimana. Se chi si ama non si discute, ecco, sì. Questo va ricordato. Guarda, ricordiamo anche qualche altro aspetto, ovvero andiamo a scoprire l'esito del sondaggio. Il sondaggio non ha un vincitore perché si chiude al 50%. Davvero? Allora vai. È stato... Allora c'è chi chiede anche nella società. Sì. Abbiamo un cambiamento diverso. Allora, noi siamo i portatori di questo, ti rendi conto, Alessia? Vedi. Siamo i portatori di un cambiamento societario. E chissà, che probabilmente ci ascoltano qualche volta. Effettivamente non sia in atto una rivoluzione. Perché noi facciamo sempre critiche costruttive. Esatto. Invece non si parla di critiche, ci hanno anzi, il messaggio più bello è fanno complimenti a tutti, ovviamente, però specialmente alle scintillanti presentatrici. Questo noi lo sappiamo, che abbiamo qua delle stelle qui che splendono, e allora sei spettatore normale. Lo scintillante, dobbiamo ringraziare Beverly Hills 5100, anzi vi invitiamo ad andare in via degli Orafi 1336 da Diana Nannini, perché ci avviciniamo anche alle feste e quindi la scelta dell'abito diventa un momento importante per poter festeggiare alla grande. Sicuramente avrete l'imbarazzo della scelta, quindi andate a trovare Diana per fare i vostri acquisti. Noi invece vi lasceremo una puntata da sole. Sì, parliamo io e non ci preoccupiamo, ce la facciamo. Però sono sicura che si sentirebbe un po' la mancanza del dibattito, ma chissà. Noi invece ci vediamo la prossima settimana, sempre il lunedì alle 21 su TVL, perché vi ricordiamo ancora una volta che noi continueremo ad andare in onda anche se il campionato è fermo e seguiremo anche i mondiali insieme a voi da casa. E anche dove è andato male. E scopriremo dove è andato male. Questo è un punto importante. Abbiamo recuperato Danca, riusciremo anche con male. Io ringrazio per questa sera, per essere stati con noi, Marco Mordini. Buonasera a tutti, alla prossima. Francesco Filippelli. Grazie, buonasera a tutti. David Fabri. Ciao, alla prossima, grazie. Paolo Loralana. Ciao, buonasera a tutti. Daniele Innocenti. Buonasera, salve. Laura Pugelli. Buonasera. E tutti voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento a lunedì prossimo e buon proseguimento di serata. Oh!